arrivati i primi buoni. Ciao ragazze. Ah, eccoli. Ciao. Saluta un po'. Allora, Monica, giusto? Sì. Sono due bambini. Sì. Due bambini, quindi sono buoni, sono 200 euro di buoni. Ok. Sono buoni da 10, dove basterà mettere il nome, il cognome e la tua firma, in modo tale che li puoi spendere anche a piccoli pezzi. Non okay. Si può ottenere il resto, ovviamente, non sono più soldi per avere il resto, però li puoi spendere con grande facilità. Tutto ciò che ha a che fare con la crescita dei bambini, e quindi volete comprare i libri per la scuola, i quaderni, il tablet, il computer, oppure se vuoi pagare la mensa della scuola, dell'asilo, il trasporto scolastico, tutto ciò che ha a che fare con la crescita del bambino li puoi utilizzare. Lei quanti anni ha? Quanti anni hai, Olly? 4. 4, niente, se aveva sotto 3 anni, da 0 a 3 anni anche per i beni di prima necessità, okay. Pannolini, alimenti, cose di questo tipo. E poi, sperando che si possa riaprire il prima possibile, anche per il tempo libero e la crescita, se fa scuole di musica, scuole di danza, società sportive, anche per questo. Okay. Quindi è un piccolo aiuto che diamo, tieni conto che siamo stati una delle città più colpite, come sappiamo, a marzo. Ci siamo battuti per ottenere questo indennizzo, diciamo, che è un piccolo aiuto per le famiglie, e abbiamo deciso di darlo a tutti i cittadini. Quindi l'azione principale sono i buoni bambini da 0 a 14 anni, sono state 4.700 i bambini che hanno fatto domanda, e invece 400.000 euro li diamo alle famiglie più in difficoltà come buono spesa per i beni di prima necessità, e poi 100.000 euro invece a le aziende che hanno avuto proprio reddito zero. Un piccolo contributo, però 1 milione di euro che ridiamo ai cittadini, una città che ha sofferto tanto. Adesso per ottenerli basta firmare l'autocertificazione, che è questa. Okay. Perché abbiamo scommesso sulla fiducia dei cittadini, cioè certo. I controlli li faremo dopo, e ovviamente se qualcuno ha, come dire, non è stato onesto e ha dichiarato cose false, sia noi che la Guardia di Finanza saremo molto pesanti nei controlli e nelle sanzioni. Però credo che la stragrande maggioranza di chi ha fatto domanda l'ha fatto perché ne aveva necessità. Allora, dovresti firmare qua. Se riusciamo. E cosa ci comprate, ragazze? Avete già deciso? Brava. Te invece cosa ci vuoi comprare? Non lo sa ancora. No, è indecisa. Ok, grazie. La testa lo tengo io. Questo lo segniamo noi e questi sono per te. Grazie. Grazie. Grazie mille. Grazie, buon pranzo e buona domenica. Grazie. Grazie. Ciao. Grazie, ciao. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. 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 Ciao.